Assessore Falcone, allora, la scorsa settimana abbiamo inaugurato la stazione Cibali, questa settimana questo pezzo di autostrada Rosolini Ispica Postallo, la prossima settimana che facciamo? Ma la prossima settimana andremo a Castellammare del Golfo, dove dovremo inaugurare il porto di Castellammare del Golfo, un porto turistico che vale 12 milioni di euro. E nelle more però ci godiamo questa giornata, è una giornata di festa, è una giornata in cui il territorio del Ragusano e del Siracusano possono beneficiare di una strategica opera infrastrutturale, quale la tratta autostradale Rosolini Ispica Pozzallo. Da qua riprendiamo però i lavori perché dovremo arrivare entro l'anno prossimo a Modica e poi proseguire per Scicli. Chiaramente bisognerà proseguire anche fino a Gela. A questo punto la regione che cosa si sente di dire? Quali impegni si sente di prendere? La regione prende l'impegno di essere vicina al CAS, sotto un profilo finanziario, sotto un profilo tecnico, sotto un profilo di indirizzo politico. Il CAS in questo momento è detentore di un progetto definitivo che porterebbe l'arteria sino a Ragusa. Il resto deve essere progettato e finanziato. Noi riteniamo oggi di avere però le carte in regola per poter andare a Roma e chiedere quanto spetta alla Sicilia. Non vogliamo andare col piattino in mano, ma ci vogliamo andare richiedendo diritti, avendo svolto i nostri doveri e i nostri compiti a casa ed essendo pronti per poter affrontare anche questa nuova sfida infrastrutturale. Primi chilometri in provincia di Ragusa e credo l'autostrada più meridionale d'Europa, ci aveva pensato. Guardi, l'avevamo detto, era un impegno che il governo Musumeci aveva preso al momento della campagna elettorale. Avevamo visto che questa era una delle grandi incompiute, delle drammatiche incompiute siciliane. In genere si dice che un governo inizia le opere e poi non li vede completare, perché o rimangono incompiute o perché il governo è caduto nel frattempo. Noi nell'una e nell'altra, noi abbiamo iniziato quest'opera e l'abbiamo completata, così come tante altre opere abbiamo iniziato e completato e completeremo anche l'anno prossimo. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie a voi, sempre a disposizione.